Ciao a tutti anime, bentornati qui su Quinta Dimensione Letture. Un saluto a tutti quanti, uno per uno a tutti voi, sia chi mi segue da tanto con affetto, ma anche a chi mi segue per la prima volta a partire da questo video, chi è la prima volta che mi ascolta. Rinnovo a tutti l'invito di iscriversi a questo canale e di attivare la campanellina cliccando poi su tutte, così riceverete tutte quante le notifiche di quando pubblicherò nuovi video. Allora, questo è un video di presentazione di nuovo materiale che ho creato principalmente per me, ma è possibile anche chi piace comunque poterlo acquistare. Leggete la descrizione del video sotto questo video, ma anche su quinta dimensione letture.it troverete tutti quanti gli accessori e gli oracoli creati da me. Quinta dimensione letture che portano proprio il mio marchio. Allora, qui abbiamo una delle nuove tovagliette, come vedete porta il simbolo della Mercaba, questo veicolo proprio eterico, il nostro veicolo formato da due triangoli, forse nell'inquadratura non entra tutto, però eh, lo potete visionare proprio accuratamente in tutti i dettagli proprio nel link che trovate sotto nella descrizione del video. Quindi questa è proprio la Merkaba che è anche proprio un simbolo che ci porta tantissima vibrazione, sia voi che lo guardate, sia a me che farò proprio eh, diciamo le, le letture sopra proprio questo simbolo. Quindi questa è una con il nostro sfondo stellare, sempre morbida come esattamente le altre, grazie a chi ha acquistato le altre, chi vuole, chi piace, abbiamo anche questa nuova che userò comunque anche qui sul mio canale. Quindi questa è una, il suo titolo è Tovaglietta Mercaba, va bene anime? Questa è una. Poi andiamo con l'altra, vi faccio vedere l'altra, togliamo questa, vi faccio vedere magari anche sotto. Ecco, era così. Questo è il sotto. Questa è la tovaglietta della fortuna il suo nome è proprio questo tovaglietta della fortuna e mi fermo qui rimango qui perché poi vi presenterò anche il nuovo mazzo che è arrivato proprio gli oracoli della fortuna questa è la tovaglietta della fortuna come vedete insomma è sui toni del verde con il nome quinta dimensione lettura e col mio canale pieno pieno del nostro proprio quadrifoglio anche trifoglio. E abbiamo proprio questi colori diversi, avete visto che le altre sono sul rosa, sono sul marrone, oro, sul blu, poi abbiamo questa, abbiamo fatto quindi altri due colori, insomma è in blu più chiaro, più scuro, e anche sul verde, questa è appunto la tovaglietta della fortuna, trovate sempre il link in descrizione, ma anche proprio sul sito, quintadimensioneletture.it, rimaniamo su questa, faremo la presentazione su questa, perché la userò, quindi sarà una caratteristica, vi invito ad ascoltare comunque tutto il video perché ci sono delle novità, è una caratteristica proprio che userò anche per chi fa gli abbonamenti a questo canale per quanto riguarda i numeri da giocare. Anche, allora la userò anche per gli altri video perché comunque è un segno che contraddistingue proprio il fatto che state guardando un video sulla fortuna. Comunque no? In generale la fortuna ma anche per chi vuole che ogni tanto magari gli piace giocare, puntare qualcosina. Nel gioco, sempre con moderazione, mi raccomando. Quindi la userò proprio sia per i video collettivi, ma soprattutto anche per quelli degli abbonati. Gli abbonamenti stanno per arrivare presto su questo canale in diverse opzioni. Va bene, più piccoli, medio o più grandi, in base a quanti numeri una persona desidera. Ricordo a tutti che è possibile fare anche una piccola donazione su coffee.com dove io vi rispondo. Ad una domandina, poi ci sono i videoconsulti di Wisio e tutti i servizi. Letture Star Seed, vite passate. Andate a vedere appunto il sito web eh? quinta dimensione letture Quello che non trovate sul sito, comunque potete scrivere un'email che trovate sempre qua in descrizione per avere, insomma, qualche informazione. Eh? Perché ognuno ha la sua storia, ha le sue esigenze, le sue cose. Che magari diciamo che sono da personalizzare. Eh? Tutto si può fare insomma. Relativamente tutto, però, gran grandi cose si possono fare comunque anche se non le trovate sul sito. però meglio prima che me le esponiate in modo che io possa valutare il fatto, insomma, se, se è possibile farle oppure no. Allora, anime, sono proprio felicissima di presentarvi il mazzo proprio degli oracoli della fortuna. Chi vuole lo può acquistare. Appena sarà, diciamo, disponibile per l'acquisto, ve lo metto. Va bene? Intanto vi faccio la presentazione e vi dico anche come si usa. Allora un mazzo molto particolare questo qua dove ci ho speso veramente del tempo delle energie guardate la forma del mazzo guardate che bellezza è eh? sempre molto lisci come sono anche gli altri oracoli molto scorrevoli molto scorrevoli vi faccio vedere eh? guardate proprio è di una scorrevolezza unica questo è il retro è proprio scorrevole al massimo eccoli qua vedete ci ricordano un po' proprio No? le sfere che sono usate proprio anche nel gioco nelle estrazioni del gioco sia in Italia ma anche all'estero no come sapete ci sono proprio tutte le palline che girano no? e che poi danno il numero no quindi è carino anche il fatto di non avere angolazioni sapete bene che nell'energia è importante va bene perché dove non c'è angolazione non c'è ristagno comunque di energia negativa allora qui abbiamo un mazzo di numeri poi abbiamo Vabbè, la carta che è allegata di presentazione, eccola qua, numeri della fortuna, fatto con amore e luce, come tutti i miei oracoli e l'indirizzo del mio sito web. Allora, questa ve la poggio qua numeri della fortuna, eccola qua. Poi in questo mazzo particolare, proprio perché è particolare, andrete a trovare anche la descrizione fronte e retro. Poi ve la leggete con calma, non c'è bisogno che ve la leggo adesso perché ve la dico a voce, qui, però è quello che trovate qui, ve lo dico adesso comunque sia, perché insomma serve. Eh. Allora, intanto chiaramente le carte vanno sempre purificate, personalizzate, caricate della propria energia personale, le modalità le trovate proprio sul fogliettino, ma le sappiamo tutti più o meno quali sono. Allora, incensare le carte comunque col palo santo benissimo. Chi ha la Genesa o la pentasfera le può mettere una notte intera dentro la Genesa o dentro la pentasfera alla base, eh? anche sul lato quadrato va benissimo. Si lasciano tutta la notte e la mattina le riprendete. Potete fare questa come prima opzione, e quando avete fatto questa prima opzione, potete poi incensarle. No? La salvia bianca va benissimo, il palo santo va benissimo, anche il sandalo va molto bene. Poi ovviamente chiarei chi può caricare le carte anche se sono già, allora tutti i miei mazzi sono già comunque con l'intenzione già messa da me dentro a livello energetico ed eterico che ognuno che usi i miei mazzi comunque diciamo sia sempre eh, per il più alto uso e che possano portare, caricarsi, connettersi immediatamente proprio con l'energia. Poi giocate col mazzo, con l'energia di luce, eh? giocate con il vostro mazzo, eh? Toccatelo, caricate con le vostre dita il mazzo, le carte, fatelo vostro, tenetelo in mano il più possibile, almeno per un giorno, no? ogni tanto, eh? fategli sentire le vostre mani, la vostra energia, così funziona, non è solo per questo mazzo, eh? però questo è importante no? perché lo caricate proprio. Mh? E anche l'intenzione, no? poi c'è scritto anche il tipo di intenzione nel foglietto delle istruzioni, chiamiamole così istruzioni, insomma. Sono dei consigli che io vi do. Allora, questo è fatto principalmente per il gioco. Va bene per qualsiasi gioco, mm, va bene anche per chi ha un particolare amore verso la numerologia. Perché? Perché comunque potrebbe indicarvi anche il numero del giorno. Mm. Magari estraete un numero, o due numeri, o tre numeri, quanto volete voi. Non so, un'indicazione. Fatevi guidare, guidare proprio dai vostri angeli, dalle vostre guide per farvi avere un numero proprio e quindi poi cosa dovete fare andare a guardare se avete dei libri già di numerologia o nelle playlist numeri degli angeli che è su questo canale andate a vedere il numero che vi è uscito che cosa significa soprattutto a livello angelico le spiegazioni che ho messo io se volete più a livello proprio di numerologia ci sono comunque libri ci sono anche online dei siti che parlano proprio a livello di numerologia vedete voi potete farvi dare un consiglio non so qualsiasi cosa quale giorno accadrà questa cosa? Togliete ovviamente i numeri 50 60 perché nel calendario non ci sono. Magari potreste prendere i numeri da 1 a 31, per esempio o 30 31 e vedere quale giorno potrebbe uscire fuori un evento. Allora ve le faccio vedere, sono i numeri da 1 a 90, poi ci sono tutte le ruote e ci sono anche solo per chi gioca all'otto. Ci sono le posizioni degli estratti determinati. Partiamo. Ah, scusate, sono partita dal sotto. Quella era la ruota. Allora, eccoli qua i nostri numeri: 1, 2, 3, 4, vedete che è tutto centrato: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ovviamente sono rotonde, quindi girano: 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 19 20 21 22, l'ho già controllate, ma 23, lo ricontrolli insieme a voi che ci siano tutti: 24 25, 26, 27, 28, 29, 30 31 32 33 34 35 36, 37 38, 39, 40, vedete che sono tutte contraddistinte da queste sempre mm, trifoglie e quadrifoglie: 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86. 87, 88, 89, 90. Questi sono i 90 numeri per il lotto. Vi possono servire anche non solo per il lotto, ovviamente qualsiasi altro gioco, eh? Qualsiasi altro gioco se non ha i numeri fino a 90 e che ne so, si può giocare da 0 a 50, fate subito, cioè trovate il 50. Togliete quelli che sapete che nel gioco non possono uscire, perché magari deve mettere un numero da 1 a 50. Ed estraete va bene. Insomma, vedete voi, eccoli qua. Questo allora il mazzo si può fare così: questi sono i numeri, poi abbiamo le ruote in questo mazzo, al contrario del solito mazzo che uso perché è più vecchio, c'è la, la ruota su, tutte e anche la nazionale che non c'era, eccole qua. Allora, tutte nazionale, Venezia, Torino, andiamo all'indietro, Roma, Palermo, Napoli, Milano. Genova, Firenze, Cagliari, Bari le ruote e poi abbiamo per chi gioca agli ambi le posizioni, la posizione 1 per l'estratto determinato, posizione 2, posizione 3, posizione 4, posizione 5. Cosa si può fare con questo mazzo è scritto anche nelle istruzioni, si divide in tre come ho fatto io, guardate bene, numeri, ruote, estratti determinati se vi servono, però e comunque, sarebbe da toglierli se uno proprio non gli servono. Va bene, comunque si divide in tre, si mescola, no? Si chiede il numero, si mischiano molto bene. Si chiede il numero, oggi non li facciamo i numeri, questo è solo di presentazione, e si estrae il numero. Se vi piace, fate il primo, altrimenti al centro o più sotto, dove, dove capita, come volete voi quello che vi sentite, poi chiedete la ruota. Ok, mischiate le ruote, chiedete la ruota e ci siamo. Potete fare un estratto. Se volete solo l'estratto, mischiate anche qua. In che posizione uscirà questo estratto e trovate la posizione 1, 2, 3, 4 o 5. Oppure se non volete l'estratto, via. Facciamo 1, 2 o 3 numeri, 4 numeri, 5 numeri. Quanti numeri volete voi? Se per il lotto fino a 5 numeri e le ruote corrispondenti. Se volete più numeri per un altro gioco, non prendete né le ruote e né le posizioni, le togliete dal mazzo, prendete solo i numeri. Ok? Qualsiasi quanti numeri vi servono fate voi. Che, che ne so, vi può servire i numeri per l'enalotto, eh, lo fate. Numeri per l'enalotto. Poi prendete, che ne so, volete giocare un altro gioco, numeri per quel gioco lì, ne prendete ancora. Insomma, gli usi ne sono proprio tanti. Vi ricordo anche l'uso a livello proprio di significato numerico, eh? quindi anche il numero del giorno, tutte queste cose qua, un po' come l'energia del giorno, queste cose qui, il consiglio del giorno, tutte queste cose. Questo è molto importante. Sono veramente orgogliosa di questo mazzo. Poi fatemi sapere e faremo i video con questo mazzo per voi, sia quelli gratuiti per tutti quanti, ma anche per gli abbonati, ovviamente, visto che insomma siamo stati. No, abbastanza fortunati devo dire chi più chi meno. Poi c'è qualcuno che qualcuno, molti sbagliano a giocare eh? molti sbagliano perché sono stati dati i numeri che, però, poi non sono stati giocati o giocati male, o qualcuno ha sbagliato e però sono usciti quindi, no, c'è da seguire comunque le indicazioni. Mi raccomando, quando farò i video dei numeri, seguitele le indicazioni. Mi raccomando, questo è molto importante. Vi faccio vedere quindi riepilogando allora. Questo è il nuovissimo mazzo, proprio nuovissima uscita chi ama queste cose se vuole lo acquista metterò insomma il link proprio diretto allora questo è uno mettiamo qua quindi gli oracoli della fortuna dove troverete proprio tutte anche le istruzioni allegate le scatolette se volete fate voi questi l'ho presa a parte non c'è perché sennò verrebbe a costarvi troppo con tutti questi accessori eh. poi fate voi io per esempio l'ho presa a parte per i miei mazzi però se ne volete acquistate diciamo il mazzo e poi andate a vedere sotto non mi ricordo come si chiamano proprio le scatole insomma per i tarocchi per queste cose andate a prendervela separata così si risparmia allora andiamo con gli altri mazzi eccoli qua i messaggi divini oracolo sempre sullo stesso sito questo era uno poi avevamo i messaggi da lui con le energie maschili poi avevamo i messaggi da lei con le energie femminili, anche se sono reversibili comunque, eccoli qua. E poi i prossimi eventi oracolo, eccolo qua. I prossimi eventi oracolo sono tutti creati da me, appunto, che portano il nome Quinta Dimensione Letture. Eccoli qua. Queste sono tutte le mie creazioni. Più le tovagliette, eccetera, eccetera. Potete andare a vedere, c'è la playlist. Chi vuol vedere la presentazione di questi mazzi qua? Delle altre anche tovagliette andate a vedere, c'è la playlist sul canale proprio eh? che si chiama I miei oracoli accessori presentazioni. Eh? Andate a cercare questo titolo perché trovate poi la presentazione dove vi faccio vedere ogni carta di ogni mazzo, vi spiego un po' l'uso, eccetera. Grazie a tutti quelli che hanno acquistato i miei accessori, le mie carte, veramente grazie, grazie e grazie a tutti quanti. Con questo video, anime, ho terminato. Uh, lo troverete presto questo mazzo nei miei video. Ve l'avevo accennato che sarebbe arrivato. Uh, preparatevi perché stanno per arrivare appunto gli abbonamenti. E che dirvi! Grazie mille a tutti ancora. Tanta luce, tanta fortuna a tutti quanti noi. E vi aspetto qui su Quinta Dimensione Letture con il prossimo video in arrivo. Ciao a tutti, grazie.